In questi giorni abbiamo visto aumentare i prezzi del carburante, in più a questo si aggiunge in questi giorni lo sciopero dei pescatori. Questi fattori hanno fatto sì che anche il prezzo del pesce sia aumentato? Purtroppo sì, soprattutto per lo sciopero, che il pesce se ne trova poco e la maggior parte è pesce di importazione o pesce come i gamberetti, roba decongelata, e i prezzi sono aumentati, sì, anche, purtroppo anche per noi. Da dove viene adesso il pesce? Ma un po' di importazione, un po' da tutte le parti, arriva anche pesce fresco, roba croata, come sogliole, merluzzi e altre cose. E lo sgombro uguale, roba croata, roba da fresca, e dopo importazione, spigole, orate da allevamento, come, beh, quelle arriva sempre, ecco. La gente acquista ugualmente? Poco, molto poco, infatti questa settimana c'è stato tanto tanto calo. Ho visto dei rincari oppure più o meno il prezzo è rimasto lo stesso? Dipende dai settori, sul pesce non ho notato grandi rincali per il momento. Poi benzina non ne parliamo, metano quantomeno. Io sono a metano, viene 4 euro, veniva 0,90 e quindi fai un conto matematico, il 500% di più. E cosa bisogna fare? Bisogna girare i vari distributori per vedere dove si risparmia? Sì, in grandi linee quello si fa. Ho comprato del pesce? Sì, il misto per fare del sugo, per il risotto. Peso di più rispetto alle altre volte? No, più o meno siamo in linea con i prezzi abituali. Ci sono dei rincari? Almeno non me ne sono accorta, poi non lo so, ho preso soltanto questo ancora, quindi... Poca roba al secondo portafoglio. Si cerca di risparmiare adesso? Per forza, siamo obbligati a risparmiare. Su ordine di mia moglie, un chilo di vongole, detto alla fanese, un chil de puras. Quanto ha speso come gli altri giorni oppure un po' di più? Devo ancora pagare, se non so esattamente, non vengo spesso, quindi... Ha fatto solo delle commissioni oggi? Sì, oggi una commissione volante, così. Comunque... Questi giorni sono anche degli rincari? Siamo in un contesto politico-economico particolare, per cui di conseguenza ne risente anche il pesce. Quindi la situazione non è semplice? No, speriamo nel tempo che le cose... migliori.